Dante, ormai non più bisognoso della guida di Virgilio, è ansioso di entrare nella dolce selva del paradiso terrestre. La divina foresta, spessa e viva. Tra le fronde mosse dalla brezza cantano uccelletti e Dante, avanzando all'ombra degli alberi, incontra un limpido ruscello che scorre nel manto erboso. Davanti a lui, sull'altra riva, compare una donna bellissima che avanza cantando e raccogliendo fiori. In lei Dante rivede la felicità di cui godettero per poco Adamo ed Eva. Dante la richiama e la donna si avvicina e lo guarda sorridendo. È Matelda, simbolo della vita contemplativa e della giustizia, che si rivolge al poeta offrendosi di rispondere alle sue domande. Dante è sorpreso di aver trovato dei fenomeni atmosferici, come il vento e l'acqua sulla cima del Monte del Purgatorio, che dovrebbe essere privo di alterazioni naturali. Matelda spiega che la brezza del paradiso terrestre è dovuta al movimento delle sfere celesti. Il corso d'acqua, invece, sgorga da una fonte inesauribile, che non ha bisogno di essere alimentata dalle piogge come i fiumi della terra. Si tratta del Letè, mentre il fiume nella parte opposta del paradiso terrestre prende il nome di Eunoè. In questi luoghi allietati dall'eterna primavera ha avuto origine l'umanità, in quella età innocente che anche i poeti classici cercarono vanamente di descrivere come età dell'oro. Dante si volge indietro a Virgilio e Stazio, che sorridono udendo le esaurienti spiegazioni di Matelda. Nel 29° canto, Dante e Matelda, procedendo lungo le rive opposte del fiume, assistono ad una solenne processione, composta da 7 candelabri, 24 vecchi, 4 animali, un carro trionfale trainato da un grifone attorno a cui danzano 7 donne e chiusa infine da 7 personaggi. Rappresentano i doni dello spirito, le virtù e i libri della Bibbia. Con un rumore di tuono la processione si arresta di fronte a Dante.